Francesco Giampaolo, presidente, buonasera, ben trovato. Buonasera a te, buonasera a tutti i radioascoltatori. Ed allora, presidente, io parto dal racconto che ci ha fatto Gregorio Parisi, il quale ha detto che il San Luca comunque è stato sbarazzino e si è presentato al San Filippo per fare la sua partita e nonostante il nostro cronista abbia detto che il successo del Messina sia stato meritato, il San Luca non esce ridimensionato. Questa penso sia comunque una buona soddisfazione al netto del fatto che si torna senza punti. Ma secondo me l'analisi è giusta, anche perché noi abbiamo giocato fino all'ultimo minuto cercando di fare gol, naturalmente abbiamo giocato a un certo punto con tre attaccanti, all'ultimo anche quattro attaccanti. Sul risultato obiettivamente è stata meritata la partita da parte del Messina, hanno giocato meglio. Hanno meritato di vincere sicuramente, anche perché hanno avuto qualche occasione in più rispetto a noi, però siamo soddisfatti lo stesso perché la mentalità è quella giusta, siamo venuti qua a giocarcela, a cercare di poterla vincere. Nel primo tempo non si è vista questa differenza, anche perché noi abbiamo avuto due occasioni, una clamorosa con Stelpa sullo 0-0, che forse ritengo che c'erano qua anche gli estremi di un calcio di rigore, ma con questo assolutamente sminuisce il merito del Messina, perché ha meritato di vincere. Presidente, questa partita appunto e questa presa di consapevolezza farà, come dire, metterà un po' di benzina anche per eventuali interventi di mercato per mettere gli ultimi puntelli ad una rosa che evidentemente risponde bene, oppure proprio perché la partita è stata ben interpretata allora non si tocca questo gruppo? No, noi aspettiamo le decisioni del mister, perché noi gli abbiamo detto che se lui riterrà di intervenire sul mercato noi vorremmo prendere un giocatore che faccia veramente la differenza, però per poter prendere questo calciatore dovremmo fare dei tagli, per come ho suggerito io nell'ultimo mese. Avvocato, chiaramente non posso non farle una domanda sulle ultime ore turbolente prima della partita, perché intanto il San Luca ha scelto in queste settimane di andare a giocare sempre nonostante alcune positività emerse e diciamo le ultime 48 ore sono state convulse perché San Luca è stata dichiarata zona rossa e avete appunto lamentato con un comunicato ufficiale l'impossibilità di fare la rifinitura in quanto il comune di San Luca si è determinato per fare i tamponi a tappeto utilizzando la struttura dell'Alvaro come punto di tamponamento, credo che si dica, non lo so, comunque vabbè, ci siamo intesi, ecco, è rientrata in qualche modo questa mi passi il termine polemica, vi siete chiariti con l'amministrazione comunale? Ma non abbiamo avuto contatti perché noi eravamo concentrati per questa partita, chiaramente non ha giovato assolutamente per il gruppo. Perché non è solo la mancata rifinitura, perché magari poteva dare i suoi frutti come magari non poteva, però a livello di testa il giocatore, il gruppo del spogliatoio ne ha risentito sicuramente, perché ci sono giocatori che hanno fatto 100 km per venire a San Luca per allenarsi ieri mattina e non è stato possibile, e secondo me questo, ripeto, virgoletto, non è stata la causa della sconfitta di oggi, però sicuramente non ha aiutato assolutamente. L'ultima domanda allora a questo punto resta anche su proprio sul prosieguo, perché comunque voi come società è da parecchio tempo che dite andrebbe bloccato tutto, e onore al merito perché lo dite ad alta quota, perché lo scorso anno il San Luca era in testa al campionato, quest'anno sta facendo un grandissimo torneo ed è secondo in questo momento, ecco, questa zona rossa comunale rischia in qualche modo di mettere in difficoltà la sua squadra per preparare i prossimi impegni, domenica prossima in casa col Biancavilla ad esempio? Ma assolutamente no, perché i regolamenti per quanto riguarda il campionato della Lega Nazionale Dilettanti, abbiamo una deroga, la sappiamo, la conosciamo tutti, e al di là che è zona rossa, la squadra ha l'autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Tecnico Scientifico per svolgere gli allenamenti e preparare le partite. Non è questo il problema perché è stata dichiarata zona rossa,
che incide minimamente la preparazione e le partite della squadra, perché noi siamo in deroga rispetto al DPCM e a tutte queste ordinanze che ci sono. Però è chiaro che è una situazione un po' difficile, ne siamo consci di questo e ribadiamo ancora una volta, se ci fosse bisogno, secondo me una partita come oggi giocata a Messina tra la prima e seconda della classe, non vedo quale soddisfazione ci possa essere senza il pubblico. Questo lo ribadiamo, lo diciamo ai 420, no? è uno scandalo che si fa giocare un campionato senza pubblico. Cioè, il problema c'è sicuramente del coronavirus, non ci sono le condizioni, va sospeso il campionato, punto. Questo assolutamente. Tra le altre cose, il peccato diventa maggiore perché, immaginando anche in ottica di un grande afflusso quanta gente potesse essere presente oggi, il San Filippo sicuramente le distanze consentiva di mantenerle. Ma secondo me oggi credo che in una partita del genere chiaramente ci sarebbe stata una rappresentanza di gran lunga superiore per quanto riguarda i supporter del Messina, ma sicuramente io immaginavo oggi almeno 500 spettatori della nostra tifoseria che proveniente da San Luca, quindi questo è un vero peccato, non poter giocare queste partite e poi per la prima volta che vedi il San Luca nel campionato di Serie D. Peccato, però secondo me non bisogna forzare la mano e andava sospeso, lo dico dalla prima giornata, lo dico oggi, ma non perché abbiamo perso, però secondo me non ci sono le condizioni, perché anche i giocatori secondo me preparano le partite un po' con quel pizzico di paura dei contagi, anche perché tra le altre cose la nostra squadra il 99% tra staff tecnico e giocatori sono stati tutti contagiati in questo periodo. Oggi naturalmente ci sono stati calciatori che hanno giocato e quindi si è vista che la preparazione atletica era scadente perché era da 20 giorni che non si allenavano, quindi non facciamo mistero di questo, però noi giocheremo sempre e non sarà mai una scusante la nostra che se ci dovessero mancare giocatori per problema di Covid.